Ma questa possiamo andare via? E allora stai qua. Vai tu, Manuel, tu che ti dai giù. Thank you.
Fabio, mi ha chiesto di te, allora sono stati là. Sì, sì, mi sono passato la macchina. Sì, sì. Ok. Personaggi presenti a questa manifestazione. Ecco, qui siamo praticamente nel 1700, sappiamo bene l'importanza della città di Stocco per quanto riguarda il sud, perché grazie a Luca di Stocco nella città di Stocco, quella battaglia che gli austriaci, potremmo parlare di prima guerra da vera, ma la storia di un altro. Ecco, voi avete qui a Bicocco quella città che magari ai più basta inosservarlo, perché magari non l'avete sorvegliato. Ma lì ci sono tre parole molto particolari in latino, è molto significativo, che tutti gli storici dovrebbero prendere assolutamente a notazione e comprendere. Italica, puntare, dice libertate. Qui si porta la libertà di casa, si fa del fuoco nella vostra bellissima città, nella nostra bellissima città. Allora qui sono presenti, oltre al battaglione noi qui abbiamo rappresentata la famiglia reale, un altro di paziente che non mi sono può particolare, la cosa che mi sento alle 15, venite a fare il caffè. E allora prego i personaggi, quando li chiamo, ti fanno un passo in avanti. Abbiamo re Ferdinando IV di Napoli, terzo delle due Sicilie. Come disse, andrà tutto bene, due anni andiamo peggio e peggio. La regina Maria Carolina d'Austria, regina di Napoli. E adesso tutta la stirpe, la loro generazione, i principi. E quindi abbiamo la Maria Teresa Carolina, principessa di Napoli e di Sicilia. Grazie Margherita. E ancora la principessa di Napoli e Sicilia, Maria Luisa. Prego. Grazie. E in rappresentanza della moglie, la principessa Maria Amalia, sempre principessa di Napoli e di Sicilia, e suo marito qui presente, Francesco, principe di Napoli e di Sicilia. Francesco dov'è? Eccolo qui. Poi sarà re, questo personaggio poi sarà re per 5 anni. Maria Cristina, principessa di Napoli e di Sicilia. Grazie Antonella. Luigi Filippo di Borbone Orleans, re di Francia. Re di Francia, sì. Eccolo qua, lui è rappresentato dalla morte. Maria Antonia, principessa di Napoli e di Sicilia. Adelena l'ho presentata. Ok. E Leopoldo, principe di Napoli e di Sicilia. Grazie. Mi chiedo ovviamente di tantissimo lavoro, ringrazio ha costruito tutta questa manifestazione, che concorre da tutti, e tutti quanti vi ringraziamo per la cortese attenzione. E noi lanciamo un urlo, che è un urlo che è scritto praticamente in carica, non significa fare delle riconoscenze, ma è un passato. Quindi c'è la Casa Reale, c'è la bandiera di Roma, c'è la Sicilia, questa è la mia società, e allora, amici,
abbiamo messo la corona in immacolata costruzione, che è la padrona del regno delle costruzioni. Ecco perché siamo qui il giorno dopo, questo è l'immacolata. A chi viva! A chi viva! A chi viva! A chi viva! Grazie a tutti, buona giornata e buona immacolata!